Tu ti scopri i segreti più profondi delle persone con la calibrazione. In questo video voglio spiegarti come utilizzare la calibrazione per scoprire i segreti più profondi delle persone. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande. Soprattutto potrai con gli abbonamenti base partecipare alle live e con l'abbonamento top. Con l'abbonamento Master Consult, con l'abbonamento, qua sto facendo casino con questi abbonamenti, con l'abbonamento Seminario Online, potrai partecipare ai miei seminari online, quindi su questo canale, perché avendo tanti canali e tanti abbonamenti diversi, su questo canale c'è gli abbonamenti base che servono per partecipare alle live e dare un sostegno al canale, e l'abbonamento Seminario Online per partecipare ai miei seminari online. Ma veniamo a come scoprire i segreti più profondi delle persone attraverso la calibrazione. Che cos'è la calibrazione? La calibrazione è l'osservazione conscia e inconscia di tutte le comunicazioni verbali, non verbali, paraverbali del nostro interlocutore. Quindi calibrare una persona significa essere dei grandi osservatori e prendere mentalmente nota dei segni principali della persona. Il ritmo e la profondità del respiro è un segno fondamentale. L'irrorazione cutanea. Il tono muscolare, la gestualità, il ritmo della comunicazione, i tratti paraverbali della voce e diciamo la scelta anche delle parole. Quindi calibrare ogni stato psicofisico di una persona, la sincerità, la menzogna, la paura, è correlata da uno, come dire, da tutta una serie di segnali. Si tratta di scoprire quando le persone si emozionano e quando sono indifferenti rispetto a una domanda oppure a un'affermazione fatta. Quindi la capacità di identificare veramente lo stato sensoriale sulla base di quello che le persone dicono ci permette di capire quali sono, diciamo, i segreti più profondi della persona, ci permette di entrare in intimità emotiva della persona. Calibrare non significa valutare i contenuti, ma comprendere lo stato psicofisico ed emozionale del nostro interlocutore, che è veramente la cosa importante. La comprensione, diciamo, dello stato psicofisico è complessa, ma richiede, soprattutto interesse. Ci sono dei segnali che dobbiamo imparare ad osservare e osservando questi segnali possiamo avere dei risultati. E quindi passare all'azione, capire l'interlocutore al di là della parola è veramente fondamentale se vogliamo raggiungere dei risultati importanti nella nostra vita. Quali sono i segnali legati alla calibrazione? Beh, sono diversi, sono ad esempio gli occhi, il movimento oculare, le macchie sul viso, gli arrossamenti, il mutamento del colore della pelle, il tono di voce, il ritmo della voce, il volume, le narici che si dilatano, le contrazioni del viso e del corpo, la dilatazione, grandezza del colore delle labbra, labbra strette, paura, labbra grandi, eccitazione, le narici dilatate sono rabbia, la contrazione dei muscoli significa blocco, significa insicurezza, rigidità, paura. Diciamo, gli arrossamenti della pelle significano vissuti emotivi forti. Insomma, utilizzare queste metodologie ci permettono di capire veramente. Quindi abituati su una persona specifica a calibrarti sui segnali che ottieni in uno stato d'animo, ad esempio, tranquillo. Se poi vedi delle modificazioni, riuscirai a capire veramente le cose importanti per questa persona, capire veramente e avere una visione completa, profonda, una conoscenza completa e profonda di questa persona. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare con gli abbonamenti base e partecipare alle live, con l'abbonamento seminario online partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti.